Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo della webcam e delle proprietà che si possono applicare alla webcam e di alcuni trucchetti che si possono fare per avere proprietà diverse alla webcam anche se si è su scene diverse. Allora, come si lavora? Allora, apriamo prima OBS e diciamo una cosa che per me è banale, per tanti utenti non lo è. Allora, premesso che sto usando OBS Studio per registrare già questo video, quindi non ho la possibilità di far vedere la webcam dentro quest'altro OBS, perché su due OBS diversi non si può usare la stessa webcam, ma la stessa webcam su più scene sì. Creata una webcam, questa per me è una webcam funzionante, sull'altro OBS dove vedete la webcam tonda e tutto il resto. Allora, facciamo prima di tutto filtri, vediamo che non dovrebbe avere nessun filtro e quindi adesso glieli levo tutti, perché quando voi create una webcam dovreste avere zero filtri. Il standard funziona così. Fatto. Questa qua la copiate e incollate sulla prossima scena. Non dovete ricreare una fonte nuova webcam, altrimenti la seconda scena non avrà più la webcam funzionante. Cioè avrete creato un oggetto separato chiamato webcam nero, perché la seconda webcam cioè la sesta webcam nella seconda scena non funziona. Perché non avete fatto copia e da un'altra parte incolla come riferimento. Quindi va fatto così per avere la webcam come serve. Allora, sul nero abbiamo la webcam, solo scrivania. Adesso incolliamo la nostra webcam, ce l'abbiamo, ok? Ed è come ho io qui che voi vedete la mia webcam. Allora, adesso come funziona? Se volete che gli effetti della webcam siano diversi per scena, voi potete farlo in un modo particolare, creando gruppi. Allora, i gruppi come sono? Cosa sono? Sulle fonti, gruppo. Webcam 1. Perché lo chiamo così? Perché non posso copiare e incollare il gruppo, se no mi porto via gli effetti, ma devo crearmi un gruppo diverso ogni volta. Allora ci metto dentro la webcam, per esempio nella mia webcam tonda c'è il tondo, che è un'immagine, c'è il matrix e c'è la vera webcam. Quindi sono tre oggetti che mi devo portare via, copiare e incollare. Ma la cartella che in OBS viene chiamata gruppo la ricreo, quindi nel nero qua chiamerò webcam 2. E praticamente cosa faccio? Prendo la webcam qua, faccio copia, la metto qui, faccio incolla e la metto dentro il webcam 2. Se io adesso diciamo prendo e metto degli effetti sulla webcam, sulla cartella webcam 1, lo vediamo subito. Webcam 1, mettiamo filtri, mettiamo il chiave colore, quindi sto mettendo uno a caso. Ok, chiudo nell'oggetto webcam 2, che comunque dentro contiene comunque la webcam, filtri, non c'è il chiave colore, quindi l'effetto che volevate fare di farvi diventare visitors verde col chiave colore si può fare, su una webcam c'è e su un'altra webcam non c'è. Bella come cosa, quindi potete avere su una parte una webcam tonda, applicare tutti gli effetti per avere la webcam tonda come ho fatto in un mio vecchio video tutorial. E in un'altra scena non mi serve la webcam tonda e ritorna rettangolare. L'effetto lo si fa sulla singola
sul singolo gruppo, che è diverso, non duplicate i gruppi e dichiarateli ex novo. Invece va duplicato l'oggetto webcam, altrimenti non funziona. Io, per esempio, nel mio test che ho fatto, ho detto agli oggetti di andare a specchio. Ogni volta che cambiano scena, che vanno a destra o a sinistra rispetto a dove sono, vanno a specchio. Quindi adesso da destra, scusate, da sinistra passerà a destra e va a specchio. Quando va giù si sposta solo, quando va a sinistra e va a specchio. Posso andare anche in diagonale, li fa i diagonali, non è un problema. E la transizione che vedete si chiama Move e la trovate in OBS nel sito, dove ci sono i vari plugin aggiuntivi, e aggiungete secondo le istruzioni la transizione Move, e se e vede gli stessi oggetti copiati e incollati e li riconosce come uguali e applica la transizione giusta. Quindi a noi il gruppo chiamato webcam 1 e webcam 2 non ci rompe le scatole per fare la transizione, ma ci serve per fare effetti diversi. Per questo video tutorial è tutto.